Perfetto, possiamo cominciare, siamo in Quaresima, una preghiera iniziale. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, aumenta in noi la fede, la speranza e la carità, e per meritare le tue promesse, donaci di amare i tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci benedica il Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Bene, buonasera a tutti voi, benvenuti alla prima serata del Quaresimale della nostra comunità pastorale, dal titolo Prima che il gallo canti. Il nostro Vescovo, Monsignor Mario Delpini, nella proposta pastorale 2021-22, dal titolo Unita, Libera e Lieta, invita le comunità e ciascuno di noi a lasciarsi condurre dai capitoli 13, dal 13 al 17 del Vangelo di Giovanni. Conosciuta la mia obbedienza sempre al Vescovo, obbedienza creativa, da qui è nato il nostro cammino quaresimale. Venerdì 18 marzo, Don Mario Antonelli, l'amore fino alla fine, fino alla morte di Gesù nell'ultima cena. Poi 25 marzo, Don Isacco Pagani, imparare a pregare di Gesù. Venerdì 1 aprile, Don Marco Cairoli, di poca fede, i discepoli come Pietro. E da ultimo, ecco, venerdì 8 aprile, Gaia De Vecchi, tema Stole Grembiule. Perché questo titolo del Quaresimale, Prima che il gallo canti? Così sta scritto in Luca 22:61. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Così ho scritto sull'informatore parrocchiale. Proprio per questo ho scelto come titolo del Quaresimale di quest'anno Prima che il gallo canti, per indurci a svegliarci, a impegnarci, a partecipare, a rinascere come cristiani e come comunità. C'è un infinito bisogno di persone capaci di vivere la bellezza della propria fede nella vita di ogni giorno, capaci di prendersi cura appassionatamente e concretamente dell'oggi. Ci viene chiesto di essere degli innamorati, innamorati di Dio, dell'uomo, della vita. Ci viene chiesto di vivere in pienezza il nostro tempo, di giocarci lì dove siamo per l'uomo. Ci viene chiesto, come in questi giorni, di essere uomini di speranza e di pace, quando i venti della guerra e delle sue follie tornano a soffiare e a creare morte, paura e dolore. La guerra che verrà non è la prima, prima ci sono state altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente ugualmente. Ci viene chiesto quindi di stare dalla parte dei crocifissi di oggi prima che il gallo canti. Questo è proprio l'indicazione. Che cosa sogniamo prima che il gallo canti? Cioè capire la bellezza del cristianesimo e rinascere come cristiani. Relatore Monsignor Mario Stefano Antonelli. Attualmente è... Don Mirko, Don Mario Stefano allora, Antonelli. Don Mario Stefano Antonelli, sì, Monsignore. Vabbè. Tanto vedi che anche a mettere su Monsignore non vengono in più rispetto a... No, ma sono tanti, sono tanti. Vicario Episcopale per l'educazione e la celebrazione della fede. A 14 li ho contati uffici di competenza, 14 uffici di competenza. È un ottimo teologo di teologia fondamentale, ex Don Giovanni Grisa, lo ex sapete. Teologo. Dal 2004 al 2010 è stato missionario Fidei Donum nel nord del Brasile. Ci lega un'antica amicizia, perché Don Mario è nato a Monza, 1960, nella parrocchia di San Carlo. È stato ordinato prete nel 1985. Io sono stato parroco a Monza dal 1984 al 1994, nella parrocchia di San Giuseppe, la parrocchia accanto alla sua. E in quei tempi c'era competizione tra le parrocchie, c'erano delle belle competizioni. Oggi ce n'è di più.
E a livello invece sportivo è un grande avversario, perché è juventino di ferro proprio, è proprio esagerato, ma è un po' arrugginito perché in Europa fa fatica ad andare. Basta, dai. Ora stasera, titolo, l'amore fino alla morte di Gesù nell'ultima cena. Raccontaci la bellezza di Dio. Dai, grazie, grazie. E siccome faccio fatica ad andare in Europa, come dice il povero Don Mirko, ho pensato bene appunto nel 2004 di andare in Brasile, ecco, almeno un po' di spazi ce n'erano. No, sono molto contento di essere qui, ricordavo poco fa Don Mirko che in questa sala, forse 3 anni fa, avevo incontrato i vostri giovani e anche gli educatori dei vostri giovani insieme a Don Marco Fusi, e ho un bel ricordo di quel momento, era un sabato mattino. Poi da lì nacque per tante vie traverse anche un secondo incontro a Rugginello, sempre con un gruppo di giovani anche abbastanza folto che Don Marco accompagnava, perché si erano messi in testa di fare un'estate in Brasile, qualche settimana in Brasile. E allora cercavo di istruirli, ecco, con qualche indicazione preziosa per affrontare bene un avvio di esperienza missionaria come quella. Ringrazio Don Mirko e sono contento anche di vedere in particolare dentro questa bella porziuncola di popolo di Dio qualche mio confratello, quindi volentieri sono qui con voi. Ho cercato in questi giorni proprio di svolgere bene, almeno ordinando qualche intuizione, qualche sentire interiore, il tema che Don Mirko mi ha affidato, ma soprattutto mi sono messo in questa prospettiva cercando di sintonizzarmi sulle attese vostre, che immagino essere le attese di uomini e donne che nella varietà dell'età, dei compiti dentro la Chiesa, dei percorsi di vita cristiana, ecco, cerca proprio con desiderio ardente una comunione con il Signore Gesù. Se non cerchiamo quello, tutto diventa triste, tutto diventa anche sfiancante, anche perché le condizioni oggettive, perché certi compiti, certe funzioni nella Chiesa siano sfiancanti, oggi più che allora ci sono. E quindi io sono qui davvero condividendo con voi anzitutto questa cosa, che ciascuno di noi, per me nella Domus Ambrosi con l'Arcivescovo, per voi qui in questa bella Vimercate, in questo Reno e dintorni, ecco, che in noi respiri veramente il Signore con quel suo o sete, e noi docili a questo suo o sete ci lasciamo accarezzare da Lui, ci lasciamo portare tra le sue braccia con estrema semplicità, con la semplicità degli infanti, dei bimbi. Io credo che è possibile anche a 60 anni, anche a 85 anni, perdonami, ecco. Ecco, quindi via, l'amore di Gesù fino alla fine, fino alla morte nell'ultima cena. Anch'io ho voluto rimanere fedele all'indicazione autorevole e paterna del nostro Arcivescovo. Per quest'anno sostiamo su quei capitoli 13-17 di San Giovanni, le confidenze di Gesù in quella cena ai suoi discepoli, confidenze che proprio si inarcano quasi in un crescendo sino a rimodularsi in preghiera al Padre. Il capitolo 17. Ma semplicemente io mi fermo con voi in questa buona sosta, secondo lo Spirito, al primo versetto
del capitolo 13 del quarto Vangelo. Prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Li amò sino alla fine. E noi siamo qui, ancora oggetto di questo amore sino alla fine. Noi siamo qui in questa temperie della storia, del mondo, della Chiesa anche, in questa svolta epocale, ancora a tendere le braccia, ad aprire la bocca, vedremo, ad allungare o a ritrarre un piede davanti a Lui, riconoscendo commossi e grati in Lui l'amore sino alla fine che è il Padre. E Lui appunto ci ama sino alla fine. Ecco, questo ci ama, non tragga in inganno, fratelli, sorelle. Non è un ci ama che risuona di settarismo. Non è un ci ama amato i suoi, quasi esclusivo, perché quei suoi siamo certamente noi, ma con noi sono tutti gli uomini e le donne di questa nostra storia, tutti, tutti, perché nessuno sfugge dall'efficacia dell'amore di Gesù sino alla fine, li ha salvati tutti. Non ci è permesso nessun però. Però quello, però quella, tutti, sino alla fine. Perché i suoi, questo non va dimenticato, sono esattamente tutti i figli e le figlie in Lui creati, come ricorda lo stesso Evangelista nel prologo. In Lui tutto è stato creato, tutto. Tutto trova sostanza in Lui, tutto trova in Lui il principio. Perché Lui è il Verbo che sta in principio. Allora ha amato i suoi che erano nel mondo sino alla fine, i suoi, tutti gli uomini, tutte le donne che sono suoi, che siamo suoi, perché creati in Lui, a sua immagine e somiglianza, creati già dal Padre, incorporati a Lui. Tutto il Padre ha posto nelle sue mani. E ancora il quarto evangelista, tutto ha posto nelle sue mani. E nessuno può sottrarre, può rubare una pecora dalla mano del Signore Gesù, il pastore bello, il pastore buono. E Gesù stesso, il buon pastore, che confida, ho altre pecore che non sono di questo ovile, non sono dell'ovile di Israele, o altre pecore, tutti. È Lui che muore per la nazione, ma non per la nazione soltanto, ma per tutti. Ecco, e con il capitolo 13 di Giovanni, lo ricordate, l'Evangelista non racconta per sé la cena pasquale, neanche lui ricorda, l'unico dei quattro che non ricorda le parole di Gesù sul pane e sul vino. Ma l'Evangelista invece viene a sottolineare il significato, la forza della cena eucaristica e il senso della croce che lì viene anticipato. Soltanto stando a quel capitolo 13, ricorderete che appunto inizia con le parole che ho proclamato con voi e per voi all'inizio. E poi abbiamo come quattro movimenti dove cogliamo il senso profondo di questo amore sino alla fine di Gesù per quelli che sono i suoi, tutti. Fratelli, sorelle, in primo luogo, l'amore sino alla fine prende la forma del lavare i
ed è fino alla fine, anche perché il lavare i piedi ai suoi discepoli evoca certamente un lavare i piedi a tutti quelli che sono suoi e ci riporta in avanti, proprio ci proietta come un'anticipazione a quell'acqua che sgorga dal suo costato aperto, indimenticabile. Noi che guardiamo a colui che abbiamo trafitto e da quel costato sgorgarono acqua e sangue. E lui lava i piedi, quindi siamo già in quel fino alla fine, fino all'estremo dell'amore, fino al compimento dell'amore. E poi una seconda dinamica che appunto marca questo amore fino alla fine, già in questa cena di cui l'Evangelista vuole dire il senso profondo, e vedete che a un certo punto Gesù a Giuda dà il boccone. Il diavolo aveva già ammesso, aveva già letteralmente gettato nel cuore di Giuda l'intenzione di tradirlo. Ma vedete che il boccone che Gesù dà a Giuda viene successivamente. Incanto, vi guardo, davvero contento di legami di fraternità che passano anche attraverso gli sguardi, i sorrisi, anche sotto la mascherina. Ma chi di noi può dirsi esente da queste sventagliate, da queste folate gelide del nemico che getta nei nostri cuori o ha gettato nei nostri cuori in qualche stagione della vita l'intenzione di tradire il Signore? Chi di noi si ritiene esente o è qui presumendosi illibato? Se me lo dice, vengo, lo tocco, mi segno e vado a casa felice. Perché non dimentichiamolo, anche quando quella tentazione, quel peccato, quell'intenzione gettata in noi dal nemico prende corpo e ci ha preso il corpo e ci ha stortati e ci ha rovinato e ci ha imbruttiti, ma anche lì quella intenzione che dal maligno viene è penultima, è sempre penultima rispetto al boccone che Gesù dà a noi, suoi amici e peccatori. È sempre penultima. Ultimo è sempre l'amore suo, il boccone del suo corpo che lui dà a noi e a tutti. Quando anche avessimo combinato cose veramente stridenti, gravemente stridenti rispetto alla parola di Dio. E poi ecco che allora lì Gesù, dando il boccone a Giuda, manifesta questa comunione piena del Figlio con ogni uomo e donna perduti, quelli che appunto patiscono, come tutti noi, l'irruzione nel cuore del nemico. Una terza dinamica che sembra proprio innervare quel momento della cena, secondo Giovanni 13, e Gesù dona ai suoi il comando dell'amore. Il comando dell'amore che realizza la vita nuova che il Signore è venuto a portare sulla terra. Così. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. E anche questo noi ci accorgiamo che davvero viene anticipato quel fino alla fine, fino alla morte, se portiamo lo sguardo avanti, proprio sulle ali dello Spirito. E andando fino alla morte di Gesù, ecco che noi ricordiamo come lì, sotto la croce,
la madre e il discepolo amato. E i due realizzano, obbedendo a questo comandamento dell'amore, realizzano l'umanità nuova, che è la fraternità, che è la reciproca accoglienza. Donna, ecco il tuo figlio, ecco la tua madre, e da quell'ora, non da quel momento, da quell'ora, l'ora della gloria di Gesù, l'ora dell'amore sino alla fine, sino alla glorificazione compiuta, la croce, da quell'ora il discepolo la prese nella sua casa, c'è scritto la prese tra le sue cose. L'umanità nuova che vive del comandamento dell'amore, vicendevole, non più, Giovanni 16, ciascuno disperso letteralmente nelle sue cose, ma il discepolo che accoglie la madre tra le sue cose. In questa vicendevole ospitalità che è la vita nuova, il mondo nuovo della fraternità. E poi quella quarta dinamica che troviamo in particolare nei capitoli successivi, il 14, il 15, il 16, dove Gesù, proprio sempre dicendo il senso della cena, promette il dono dello Spirito. Promette il dono dello Spirito. Il paraclito, l'altro paraclito, quello che io manderò dal Padre, quello che il Padre manderà, colui che vi difende, colui che difenderà in voi la verità del Figlio, colui che vi difenderà dall'accusatore. Quando l'accusatore, anche sfruttando moduli religiosi ormai inveterati, cercherà di convincervi che siete anzitutto dei peccatori, e lo Spirito vi difenderà, il Paraclito, perché vi ricorderà, vi soffierà nel cuore con dolcezza e tenerezza divina che in primo luogo siete figli, e siete figli santi, e figli santi che peccano, ma è differente dall'essere definiti e quindi condannati come peccatori. Questa è parola che viene dall'accusatore, dal nemico. Il paraclito opera in noi il contrario e suggerisce musica, appunto, di Vangelo, la gioia dell'essere figli. Conciati così come siamo, sporchi così come siamo. E in effetti eccoci di nuovo proiettati verso la scena dell'amore sino alla fine, sino alla morte, dove Gesù, dopo aver gridato quel tutto è stato compiuto, chinato il capo e mise lo spirito. Don Mirko, lasciamela andare, perché è da quando ero seminarista che mi è rimasto in testa. Non ho mai studiato il greco se non avendo come professore di, come si dice, di recupero, eh? Come sono quell'istituto famoso lì del recupero di scuola, come si chiama? Il CEPU, ho fatto una sorta di CEPU per 2 anni con l'arcivescovo di Milano, quando ancora studiava con me a Roma, e qualcosa ho imparato. Paredochen to pneuma, emise lo spirito, trasmise lo spirito, dove l'Evangelista appunto rilegge il muoversi fisico del morire di Gesù, proprio emettendo l'ultimo respiro, in termini di dono dello Spirito che era stato promesso ai Suoi. E trasmise lo Spirito. E non soltanto sulla madre e sul discepolo amato, ma su tutti quelli che stavano là, sotto la croce. Appunto,
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è stato compiuto». E chinato il capo, spirò. Dalla cena del capitolo 13 e seguenti di Giovanni, noi, lo ripeto, siamo sospinti in avanti, quasi in un'anticipazione simbolica, verso il realizzarsi di questo amore sino al suo estremo, sino al suo compimento. La gloria di Gesù, innalzato sulla croce. Ma al tempo stesso, fratelli e sorelle, siamo retroproiettati all'inizio, potremmo dire, dell'amore di Gesù. Siamo retroproiettati a quel primo dei segni, a quel principe dei segni, nei quali Gesù manifesta la sua gloria, nei quali Gesù anticipa la sua gloria di figlio glorificato appunto dal Padre. Già in quel primo dei segni noi abbiamo l'anticipo di questa gloria del fino alla fine. Fratelli e sorelle, il primo dei segni in quel capitolo secondo del Vangelo di Giovanni, indimenticabile. Siamo sempre in ballo noi anche oggi, nel 2022, ad attenderci, a pretendere a volte, a tirare malamente la giacchetta a Dio, Lui che è amore originario dal principio, e ci ostiniamo a chiedergli qualcosa, a volte persuasi che Lui potrebbe non concederci quella cosa se noi non gliela chiedessimo. Triste, triste, rasentiamo la bestemmia, laddove Dio appunto è amore eterno, è eccesso dell'amore, e non ha bisogno che noi ricordiamo Lui quello che deve fare, come dovremmo riordinare e ricomprendere il senso cristiano della preghiera doverosa di supplica, di domanda, di intercessione. E quel giorno a Cana, Lui fece un miracolo, diciamo noi, un segno meglio, che non è dell'ordine del ricostituire un'umanità precaria, vulnerabile, vilipesa, rotta, diciamo. Ma sapete quel segno che cosa è stato? Ecco, vedete, provate a seguire voi con l'occhio del cuore questa parabola. Gesù inizia a manifestare la sua gloria offrendo con la larghezza del cuore di Dio il vino a quelle nozze. Offre il vino perché la vicenda degli uomini e delle donne sia una festa di nozze. E quanto vino, 600 litri di vino, più o meno, 600. E vino buono, vino bello, dice l'Evangelista. Per tre volte l'abbiamo ascoltato. Quando Gesù viene glorificato,
viene innalzato sulla croce, lì dove appunto lui riconosce nella sua intimità con il Padre che tutto è stato compiuto, ecco che lì per tre volte si nomina l'aceto. E l'aceto che i suoi danno a lui. Lui, il figlio benedetto, il figlio glorioso che manifesta la sua gloria, offre il vino dell'amore, della vita, della gioia. Non l'ho inventato io della gioia, davvero, Il Salmo, il vino allegra, rallegra il cuore dell'uomo e fa brillare il suo volto. Il vino. Lui che offre ai suoi, a tutti, il vino che è amore, è vita e gioia. Ecco perché tutto è stato compiuto. Perché a fronte di questa offerta incondizionata a tutti, i buoni, i cattivi, i giusti, gli ingiusti, il discepolo, la Vergine Madre e i soldati, le guardie, a tutti, a fronte di questo, che cosa succede? Che i suoi restituiscono al Figlio benedetto, nel quale sono stati creati, restituiscono l'aceto, il vino andato male, il vino avariato. Ricordate quel Salmo 69, ai versetti 21-22, anche quello è un incanto. Basterebbe ogni sera andare a riposarsi, a coricarsi così, accompagnati da quei versetti. La preghiera del giusto perseguitato, la tua preghiera, Signore Gesù. Quando avevo sete, mi hanno dato aceto. Ho sete. Ho sete. Già con la Samaritana, all'inizio, e adesso ho sete. Ho sete di una vostra corrispondenza amorosa a questa mia offerta di amore, di vita e di gioia, il vino sovrabbondante e buono. Mi hanno restituito aceto, mi hanno dato aceto. Mi hanno dato l'aceto che è il vino avariato e quindi è l'aceto non dell'amore ma dell'odio, non della vita ma della morte, non della gioia ma della tristezza mortale. L'anima mia è triste fino alla morte. Il mistero della Pasqua è anche soprattutto qui, è anche soprattutto qui. L'eccesso dell'amore, il compimento dell'amore, l'amore sino alla fine, ciò che consente a Gesù di dire finalmente, proprio con quel sospiro forse anche di soddisfazione, tutto è stato compiuto, è il fatto che Gesù, quell'aceto, c'è scritto lì, lo riceve, lo beve, prende ciò che l'umanità produce, ciò che l'umanità fa, ciò che l'umanità crea nella sua disperazione, nella sua perdizione, lo prende. E prendendolo, quell'aceto, Gesù lo toglie da noi. Ecco perché quel tutto è stato compiuto. Ho compiuto, Padre, la missione che tu mi hai dato. L'ho compiuta. Non soltanto perché ho offerto, ma ecco perché è compiuta, perché offrendo, ricevo, prendo su di me la morte che esce dai cuori e dalle mani e dagli occhi degli uomini e delle donne. Tutto è stato compiuto dunque.
Questo non era previsto, però è un po' di giorni che anche come vicario episcopale mi ritrovo interpellato su questo tema e ho l'impressione che potremmo fare molto meglio. Potremmo tornare proprio a vivere le medesime devozioni anche popolari e gli atti della fede con cui ci hanno tirato grandi anche i nostri vecchi, ma potremmo farlo anche in questi tempi, in questi giorni, per la pace, con un senso di Vangelo un po' differente. Allora lo dico, tutto è stato compiuto, è al passivo quel grido di Gesù. Sottinteso, tutto è stato compiuto da Dio. L'amore sino alla fine di Gesù non è un suo sacrificio per il quale lui si immola a Dio, per riportare Dio a più miti consigli, per ingraziarsi Dio perché Dio sia più benevolo, misericordioso con l'umanità. Su queste cose non possiamo scherzare, perché stiamo parlando di Dio, del Padre di Gesù. Non possiamo immaginarci un Dio che si muove per la pace a misura della nostra preghiera. Ma stiamo scherzando? O un Dio che si muove misericordioso, accondiscendente e dice: ah, scusate, mi ero assopito, ah sì, c'è quel bimbo malato così gravemente, per l'amor di Dio. Ma stiamo scherzando? La mia preghiera sarebbe capace di forzare Dio a un sussulto di amore, a svegliarlo? Tutto è stato compiuto. Gesù non si offre al Padre come vittima sacrificale al posto nostro, altrimenti saremmo andati noi sull'altare. Qualcuno secoli fa parlava di una metafisica del boia, ma c'aveva anche ragione. Qualche volta certe liturgie, ancora oggi, rischiano di rappresentare un Dio così. Tutto è stato compiuto, fratelli. Gesù dice: ma io sono giunto sino a questo estremo dell'amore, ma perché sono stato docile all'opera di Dio, il Padre, in me, assolutamente docile. Proprio in quanto tu, Padre, sei in me e io in te, mi ritrovo adesso qui, in questa glorificazione della croce. Mi sono ritrovato a Cana quel giorno, mi sono ritrovato poi, dopo un po' di anni, in quel cenacolo a lavare i piedi ai miei discepoli, in questa perfetta e docile obbedienza a te, o Padre. Perché mio cibo è soltanto fare la tua volontà. E quindi Gesù agisce così, parla così, si apre così, muore così, semplicemente perché si lascia fare dal Padre. È l'amore del Padre che sta in principio. Non è che l'amore del Padre si scatena, fiorisce, grazie al sacrificio che Gesù fa di sé. No, perfetta docilità del Figlio che si lascia abitare, tu Padre in me, io in te, si lascia abitare dal Padre e abitato dall'amore fontale che il Padre si ritrova semplicemente a rappresentarlo. Ma è poco rappresentarlo, si ritrova a, potremmo dire, a dargli corpo. A dire a un certo punto ai suoi discepoli, in questi discorsi di addio: ma Filippo, ma che domanda mi fai? Ma sei fuori? Ma che domanda mi fai? Mostraci il Padre e ci basta. Chi vede me, vede il Padre. Vede il Padre. Vengo, fratelli e sorelle, soltanto a tre spunti che
sento dentro di me come radicati nel dettato della scrittura, ma al tempo stesso sono forieri di qualche passo proprio anche nostro, personale, comunitario, in questi tempi, nel cammino spirituale di ciascuno di noi. Un primo spunto, brevemente a questo punto. Ricorderete che i discepoli, secondo la narrazione dei sinottici, si accostano a Gesù prima dell'ultima cena e gli domandano, attenzione, gli domandano: Maestro, dove vuoi che prepariamo perché tu mangi la Pasqua? Non gli hanno domandato dove vuoi che prepariamo perché si vada a mangiare la Pasqua. Noi. No. Lì non c'è un semplice noi, tu e noi. No. Dove vuoi che prepariamo perché tu mangi la Pasqua. Tu. Vuol dire che i discepoli avvertivano che lui, il Signore Gesù, l'unico che poteva mangiare la Pasqua, l'unico che può passare al Padre, l'unico che ha questa forza, questa autorità, questa incondizionata docilità al Padre, per cui Gesù, tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, tu solo quello che mangia la Pasqua, quello che fa Pasqua con Dio, quello che passa da questo mondo al Padre, danzando l'amore che il Padre è su questa terra. Tu, soltanto tu. E non videro che Gesù, neanche Mosè ed Elia, soltanto tu. Ma ricordiamo con estrema gratitudine, commossa, veramente commossa, come tu Gesù a quegli stessi discepoli, già seduto, andate a rileggere il capitolo 22 di Luca, i versetti 14-15, tu Gesù ai tuoi discepoli e a noi confidi: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Gesù, la mangi tu, la Pasqua. Tu sei il pioniere, dirà la lettera agli Ebrei. Tu realizzi la comunione, l'alleanza santa, definitiva con il Padre. Finalmente il piano di Dio è compiuto. L'uomo, creato a sua immagine e somiglianza, viene ad essere una sola cosa con il Padre, finalmente, nella tua carne, Gesù. Il Figlio, fatto uomo come noi. E però tu non te ne esci, non liquidi magicamente schioccando le dita dicendo: ragazzi, ragazze, che pensimi? E poi magicamente vi porto con me. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi. Con voi. Attraendovi, attirandovi tutti con vincoli di amore, perché siate anche voi dove sono io. Anche voi, in questa Pasqua. Allora grazie a te, Gesù, in te noi veniamo a realizzare questa Pasqua così come tu l'hai realizzata. E quindi questo che cosa significa? Lascio a ciascuno di voi, ma gratitudine e responsabilità. Primato della grazia e libertà impegnata appunto nell'accogliere la grazia di Gesù. Attratti da Lui, a vivere con Lui, ad essere, a morire con Lui, ad essere consepolti con Lui, direbbe Paolo.
con tutta la nostra responsabilità, la nostra intelligenza, capaci dunque di cogliere in quali forme, in quali modi, in questa famiglia, in questa relazione coniugale, in questa missione paterna, materna, in questo ministero sacerdotale, siamo chiamati appunto, in questo ministero diaconale, siamo chiamati a condividere questo suo passare al Padre. La Pasqua tu, Gesù, non l'hai voluta mangiare da solo, ma hai desiderato e desideri ancora oggi ardentemente di mangiarla con noi, con tutti noi. Un secondo spunto. La narrazione di San Giovanni, indimenticabile, ci tratteggia davanti al cuore questa scena. L'amore sino alla fine per i suoi implica il lavare i piedi ai suoi discepoli. Noi siamo quest'oggi, siamo in questa nostra esistenza, siamo in quella cena. Noi siamo lì, ci vengono lavati i piedi. E allora, fratelli e sorelle, se noi in quella cena ci ritroviamo in fondo come Giuda, in fondo come Pietro, ad avere in bocca quel santo boccone del corpo di Gesù, potremo ritrovarci senza i piedi dei fratelli tra le mani? Fammi vedere che cosa hai tra le mani. Fammi vedere cosa hai tra le mani. Ho detto fammi vedere. Mario, fammi vedere. Dove sono i piedi dei fratelli e delle sorelle? Neanche l'ombra. Hai mangiato indegnamente il corpo del tuo Signore. Chi ha il corpo santo e benedetto di Gesù in bocca avrà sempre in qualche modo i piedi dei fratelli e delle sorelle tra le mani. Con tutta la tenerezza amorosa, addirittura sponsale, che quel gesto implicava ai tempi di Gesù. Quei piedi. Giorgi, capello lungo, pezzo d'uomo, mamma che fisico, era lì accampato, buttato fuori da un terreno che avevano invaso di fronte al nostro villaggio, al chilometro 7, foresta amazzonica. E Giorgi era lì con la sua Socorro. Grande donna, a quel tempo 9 gravidanze e 6 figli, e Socorro aveva 33 anni, Giorgi la stessa età, ed era il papà, se non sbaglio, degli ultimi 2 o 3 figli di Socorro. E ricordo quel giovedì santo, sotto questo capannone che stavamo costruendo per una cooperativa di lavoro per ragazze madri, e loro li accampati con altre famiglie, questa batteria di figli, una candela accesa, una, lì a celebrare la cena, questa cena e quell'amore sino alla fine. E il primo a cui ho lavato i piedi era Giorgio. 2 settimane dopo, ciao Giorgio. È andato forse per quel troppo vino, sorrido per non piangere troppo adesso, che beveva. E andare in bicicletta quando si è pieni di troppo vino non è bello. Però è lì,
quel calice, quella patena, all'aperto, i piedi nudi, miei e loro, sulla terra dura, e i piedi di Giorgi. Mamma mia. E il terzo spunto, fratelli, sorelle, l'ultimo, non dimentichiamolo mai, quello che la lettera agli Ebrei ci ricorda di questo amore sino alla fine di Gesù, certo con altri termini, altre prospettive teologiche, ma è l'unico sguardo contemplativo, amoroso, che viene gettato verso Gesù, amore della nostra vita. E la lettera agli Ebrei ricorda questa cosa, che Gesù entrò nel mondo dicendo, dice l'autore della lettera, dicendo le parole del Salmo 40. Non hai voluto né sacrifici né olocausti. Un corpo invece mi hai dato. E in fondo questo ci riporta alla cena e a quell'amore sino alla fine di Gesù in quell'ultima cena. Il corpo dato per voi, il sangue versato per voi, per tutti. Ma vedete, lì l'autore della lettera agli Ebrei cita il Salmo 40 secondo la traduzione, la versione greca, di cui già disponevano appunto i primi cristiani. Ora, secondo quella versione, lo vedete nel testo della lettera agli Ebrei, si dice appunto, tu un corpo mi hai dato. Gesù che al Padre dice, ecco io nel mondo entro con il corpo che tu mi hai dato. E Padre, il corpo che tu mi hai dato è un corpo che io dal principe dei segni, da Cana, e dal Giordano ancora prima, dall'inizio, sino alla gloria della croce, ecco io ho da te ricevuto questo corpo, Padre, e il corpo ho dato secondo la misura smisurata del tuo amore incondizionato. È il corpo offerto, è il corpo dato. Ecco il punto. Andate a leggere invece il Salmo 40 come compare anche nelle nostre Bibbie, secondo la versione ebraica. E lì non trovate scritto un corpo mi hai dato. No, 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 no. Trovate scritto l'orecchio mi hai scavato. L'orecchio mi hai aperto. Che si tratti forse per noi di diventare cristiani adulti e responsabili, lieti di questa condivisione della Pasqua di Gesù e del suo amore sino alla fine, per questo proprio, come, direi, danzando tra quelle due versioni, quella greca e quella ebraica, di quel versetto del Salmo 40. In una parola, come diavolo, ma veramente, veramente, come diavolo faccio io a offrire il mio corpo in te e con te, Signore Gesù, se non mi lascio scavare l'orecchio dal Padre tuo che è nei cieli, se non mi lascio aprire l'orecchio. Non c'è corpo dato che non abbia come suo principio, come suo movente, l'orecchio aperto, l'orecchio che ascolta. Se non mi ascolti mai nemmeno uno straccio di un canto di amore di Dio per te e per l'umanità intera, ma come diavolo pretendiamo di andare in giro per il mondo ad offrire i corpi? Questa anche è lezione che ci viene da quell'amore sino alla fine, sino alla morte di Gesù. Il tuo corpo dato, Signore Gesù,
ha assunto quella forma esattamente perché il tuo orecchio, Signore Gesù, è sempre stato aperto alla voce paterna, materna di Dio, il Padre tuo e Padre nostro. Chiediamo di camminare così, proprio contemplando questo suo amore sino alla fine e insieme, nella misura della contemplazione, condividendolo per grazia sua. Lasciamo un istante chi poi avesse domande, va lì al microfono, dice il nome e fa la domanda. Don Roberto, questa sera ci ha illuminato in questa relazione citando parecchie volte il rapporto padre-figlio. Io sono convinto, anche per ricerca, insomma, che l'identità nostra è filiale, non c'è un'altra identità. Ogni uomo si riconosce nell'essere filiale. Quando lei citava all'inizio quel «vi ho amato sino alla fine», credo che non siamo lontani dal vero se pensiamo che quell'essere fino alla fine di Gesù ci educa all'essere figli, cioè genera un modo di guardare la realtà, di interpretarla, di giudicarla filiale. L'ultima parola di Gesù, secondo la relazione di San Luca 23, cita il Salmo 30, è Padre. Quindi quell'essere fino alla fine di Cristo, per natura, è essere filiale. Noi lo siamo per grazia, però ci ama sino alla fine, cioè come se continuamente ci educasse nelle circostanze della vita a riconoscerci come figli, mai come padri eterni. E questo genera poi un'etica filiale, cioè un'etica del dono di sé. Credo che oggi forse farebbe bene parlare, discutere di etica in questo senso, perché spesso viene, come dire, interpretata semplicemente come un corpus dottrinale, nel senso deleterio o legislativo, ma si dimentica l'origine dell'etica nell'immagine e somiglianza, che poi è il Vangelo di domenica che abbiamo commentato insieme in diaconia, cioè la verità vi farà libero, quella verità lì è una verità filiale. Il contrario è la schiavitù. Ecco, mi sembrava di cogliere. Grazie. Grazie. Io sono Laura della parrocchia di Vimercate. Allora, la mia domanda è questa. Se ho compreso bene, lei ci ha ricordato come noi abbiamo un Dio che non si può addormentare di fronte ai bisogni dell'uomo, anzi li comprende bene, li conosce bene. E la mia domanda è questa qua. Quando nell'intenzione di Dio c'era quella di distruggere Sodoma, un uomo chiamato Abramo ha mercanteggiato con Dio e da 50 giusti è sceso a 10 e alla fine la città non è stata distrutta. Lei non crede che quando noi ci rivolgiamo a Dio, pregandolo per i bisogni nostri personali o per la pace, non ci appelliamo proprio a quel bisogno di Dio dove l'uomo non arriva perché è limitato, ha una finitudine, e ritiene che invece il suo Dio questa finitudine non ce l'ha e se vuole può.
Dio, Reno. Io mi riallaccio anch'io a questa seconda domanda. L'anno scorso, o 2 anni fa, non ricordo, il Papa aveva indetto una grande preghiera per il Covid, cioè ovviamente per far passare la pandemia, e Vito Mancuso aveva scritto un articolo in cui diceva: ma siamo ancora a pensare che Dio ha bisogno della nostra preghiera per fare il bene? Dio, e anche lei ha detto una cosa simile stasera, no? Questo mi ha molto interrogato. E questo articolo di Vito Mancuso mi aveva messo in crisi, perché io ho sempre pensato che esistesse la possibilità della preghiera di richiesta, e anche perché la Bibbia è piena, ma anche l'Antico Testamento, ma anche il Vangelo, di casi in cui tante persone chiedono qualcosa di molto materiale: fammi guarire da questa malattia, salva mio figlio, eccetera. E questo poi avviene. E quindi questo mi interroga, cioè se dobbiamo pensare che il mondo va con le sue leggi e Dio non interviene, e quindi la preghiera è un modo per noi di disporci a vivere bene la realtà così com'è, con le sue leggi, o se invece c'è uno spiraglio anche di un intervento che magari ha delle finalità che possono essere diverse, che magari a noi sfuggono. Ecco, questo tema mi mette in crisi. Grazie. Sì. Provo a intercettare questo vostro sentire che esprime bene il pellegrinare della Chiesa, sempre attratta dallo spirito della verità, lo spirito che ci rende ogni volta più veramente figli e figlie del Padre. E dunque, Roberto, anzitutto sono molto d'accordo, l'identità filiale è quella che abbiamo iscritta nella nostra fisionomia di uomini, di donne, proprio in quanto creati nel Figlio. Qui, Roberto, permettimi forse un mezzo salto, una certa piroetta quasi mortale, però credo che siamo grandi per poterla tentare, anche se è un po' ostica, è un po' pericolosa. Allora, cosa vuol dire che tutti siamo creati nel Figlio? Vuol dire che il Padre non può essere pensato senza il Figlio. Vorrebbe dire bruciare la Trinità. Il Padre è sempre con il Figlio, nello spirito che li unisce, come bacio dell'amore dei due, dicevano i padri. Più ancora, il Padre non è soltanto con il Figlio, ma il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre, eternamente. I santi padri dicevano, è anatema, uno che immagina che il Padre è esistito fino a un certo punto senza il Figlio, o che il Figlio viene dopo il Padre. Il Padre e il Figlio, l'uno nell'altro, con lo Spirito. Allora, diciamo così, dai, facciamola breve. Quando il Padre crea, e crea l'uomo e la donna, non è che dice al Figlio: Figlio, scusa, ti scosti un attimo che devo mettermi qui per un po' di tempo a modellare Adamo e la sua Eva. Perché? Perché è Dio ed è eternamente comunione, meglio l'essere l'uno dentro l'altro del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. Allora, quando Dio crea l'uomo e la donna, Dio sta dicendo al Figlio la parola che eternamente gli dice, anche in questo istante, ovvero: tu sei mio figlio, io oggi
ti genero. Allora vuol dire che creando l'uomo e la donna, poi, creando l'uomo e la donna, questa parola eterna del Padre, rivolta al Figlio, viene a riverberarsi sul corpo, sulle orecchie, sugli occhi, sulle gambe, sui piedi, sulle mani di questo Adamo e di questa Eva che lui plasma. Così che l'orecchio e il cuore di ogni Adamo e di ogni Eva della storia risenta, proprio risenta di questa parola originaria che il Padre rivolge al Figlio. Perché? Perché il Padre crea e quindi non può che creare nel Figlio. Perché il Padre è una cosa sola con il Figlio e non può scollarsi dal Figlio. Non è un gioco la Trinità, è la verità di Dio nella sua eternità. E quindi l'identità filiale ha questa radice trinitaria formidabile, incantevole. Ecco, da lì in avanti l'etica, e anch'io sono convinto che almeno per due motivi, diciamo che l'etica cristiana, l'etica meglio, forse prima ancora che cristiana, filiale, è messa a dura prova oggi. Perché? Perché per tanti motivi l'uomo, avendo in qualche modo rinnegato il Padre, Luca 15, figlio il prodigo, si ritrova in due derive, o l'una o l'altra, o entrambe. O diventa, come tu dicevi, giustamente, Padre eterno, e quindi si gestisce a suo piacimento, secondo il principio del piacere, il bene e il male, o diventa preda di padroni. Preda di padroni. E qualche volta l'etica filiale va a farsi benedire non soltanto perché uno o una è diventata o diventato un padre eterno. Che pensi mi? So io come fare. Ma a volte anche nella Chiesa, perché uno diventa preda di padroni. Qualche volta i padroni hanno anche, come me, qualcosa al collo. Per cui comunità pastorale, cammini parrocchiali, liturgie da impostare bene, da programmare bene per la Settimana Santa, eccetera, l'oratorio da riconfigurare, strutture da riconvertire, da alienare. Signor curato, faccia lei. Padrone. E l'etica filiale e quindi fraterna, a casa mia si diceva una volta a Monza, ti saluto Rosina. Vengo invece alla questione, in fondo è la stessa posta da Laura e da Marco. Allora, Laura, permettimi un cenno anzitutto sulla questione della complessità della Sacra Scrittura, dove noi per ogni testo biblico diciamo giustamente con tutta la Chiesa e la tradizione che è parola di Dio, ma riconoscendo all'interno del cosiddetto corpus biblico una distinzione, l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. Ecco, quindi vuol dire che i cristiani, proprio davanti, affascinati e presi, attratti dalla novità di Gesù e la sua novità proprio in rapporto alle stesse scritture di Israele, vi fu detto dagli antichi, ma i cristiani, le primitive comunità cristiane, quindi hanno percepito che Israele nella sua storia interpretava, leggeva e quindi raccontava di Dio in modo ancora approssimativo, che non vuol dire, Laura mi raccomando,
non vuol dire alla carlona, ma vuol dire appunto in un modo che soltanto approssimava, era vicino, ma non ancora la lettura, la testimonianza, l'idea, diciamo così, di Dio che Gesù aveva giocato e aveva declinato nella sua carne tenera. Per cui ci stanno certi racconti. Sei stata buona, Laura, che hai citato un racconto dove appunto si dice di un pentimento di Dio, se vogliamo chiamarlo così, di un venire via da certi propositi anche abbastanza scabrosi. Ci sono pagine invece dove proprio non c'è nessuno sconto. Addirittura, ma Saul, non ti avevo detto che dovevi annientarli tutti? Dovevi annientarli tutti. E invece hai custodito qualche cosa. Ti sei tenuto qualche cosa, qualcuno, qualcuna. La punizione di Dio. Ma venendo invece proprio alla domanda più sostanziosa che sia tu, Laura, che Marco avete avanzato, preghiamo, fratelli, sorelle, preghiamo. Preghiamo come figli, come figlie. Come figli e figlie di quel Padre che è amore infinito e incondizionato. Preghiamo e supplichiamo, attenzione, quel Dio che San Bonaventura chiama il Dio dell'amor fontalis, l'amore che è la fonte di tutto. Quando diciamo che è incondizionato l'amore di Dio, non possiamo mai immaginare dunque un più o un meno nell'amore di Dio. Mai. Se Dio è amore, non possiamo immaginare in Dio una crescita o una decrescita. Allora la domanda serissima, ma davvero ancora oggi io ogni volta lo chiedo a Don Mario, all'Arcivescovo, dico, dobbiamo portare qui tutti i prossimi preti novelli e prima di ordinarli metterli in un angolo finché non spiegano come il Signore vuole, che cosa vuol dire pregare chiedendo, pregare supplicando, pregare intercedendo. Perché dobbiamo curare non soltanto il linguaggio, ma la mens, l'intuizione, il sentimento interiore. Io non prego perché Dio sia buono. Io prego perché Dio è buono, perché Dio è bontà infinita. Ecco, lì dove le liturgie, le veglie, le preghiere, i vespri, le lodi, le acclamazioni a Cristo Signore, le intercessioni dei vespri, lì dove lasciano trapelare, anche in modo istintivo, immediato, un difetto, un deficit di Dio nell'amore che verrebbe appunto compensato e in qualche modo riassestato da una mia preghiera, quando anche fosse intensa, accorata, comunitaria, non ci siamo, non siamo nel Vangelo. Rimane aperta la domanda, qual è il senso della preghiera, di domanda, di supplica, di intercessione? Io ti prego, Dio, e ti prego come uno che ringrazia. Io ti pregherò sempre, io, Don Mario Antonelli, io, comunità cristiana, io, Chiesa Universale, come la comunità dei tuoi che anzitutto ti ringraziano per il dono infinito, originario, che è il Figlio tuo Gesù per noi e per tutti. Vita nuova che sperimentiamo nei rapporti fraterni, di amore vicendevole, di servizio reciproco nella comunità cristiana. E ringraziandoti, Padre che sei nei cieli, per il tuo dono infinito,
cui la nostra preghiera non potrebbe aggiungere neanche un filo d'erba, noi ti chiediamo, noi con te desideriamo che noi possiamo accogliere sempre più largamente, sempre più docilmente il tuo dono, perché ne siamo certi che le malefatte di Putin e di chi che sia nella storia, anche quelle domestiche, a Bimercate, a Monza, in centro a Milano sotto la Madonnina, sono delle disavventure, sono dei malanni dell'umanità, sono delle malattie, a volte mortali, che provengono non da un difetto del tuo intervenire da sempre, come l'eccesso dell'amore, ma sono delle piaghe, sono delle valli di lacrime, sono dei corpi vilipesi, sono delle bocche vuote, non perché tu non dai il cibo ad ogni vivente, ma perché queste mani, Signore, queste mani, queste veramente, non dico le sue, non le conosco, ma queste sì, di fronte al povero, qualche volta si rifugiano in tasca e cambiano canale, perché questo cuore, sì, è difettoso nell'amore. Con la mia donna, con i miei piccoli, con i miei fratelli, con la mia mamma anziana. Non certo tu, Signore. Dentro qui, come uno che ringrazia, io chiedo. Ma chiedo nel senso che come figlio, con il Padre, io ti confido, Padre, il mio desiderio sincero, anche un po' sbrindellato, un po' sporadico, altalenante, incostante, ma ti confido, Padre, il mio desiderio di accogliere sempre di più il tuo amore per me e per tutti. E così vengo a fare Eucaristia, come uno che ringrazia. E dentro l'Eucaristia, allora sì, oso, però lì è un altro paio di maniche, oso chiederti anche il miracolo. Questo sarebbe certamente un aspetto che ci terrebbe qui forse un altro quaresimale, ma non una sera, Don Mirko, una quaresima intera. Perché questo è una variante significativa. Il chiedere il miracolo. Questo sì. Questo sì. Ultimo giro, proprio un paio di domande e poi chiudiamo. Don Giuseppe, già visto, e un'altra domanda e poi 10:30 o presso a poco chiudiamo. La domanda che hanno fatto Laura e Marco è una domanda di sempre. Ma questa sera nella nostra città, nella situazione in cui ci troviamo, di cui forse Don Mirko le ha parlato, capisce che è una domanda bruciante e che tutta la comunità sente. Chiuso questo. Volevo poi dire che quello che lei ha detto, non tanto nelle risposte ma nell'esposizione, mi ha richiamato la preghiera di Compieta del venerdì, così sintetica che mi sembra, adesso non c'ho qui il testo, ma mi colpisce sempre. Se pregherei magari Don Roberto, che prega sempre col telefonino, dopo ce la legge a voce alta, riassume un po' quello che è stato detto questa sera, che è proprio quello del venerdì. Ma Don Giuseppe dice la lettura breve o? No, la preghiera conclusiva di Compieta del venerdì. Ho capito, la conclusiva, ho capito. Compieta. Sì, 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 sì. Ultima osservazione. Siccome siamo in Quaresima, venerdì di Quaresima, ma oggi abbiamo celebrato la messa di San Giuseppe, per collegare un po' quello che lei ha detto, l'ha presa in casa sua. Ora, prendi con te è anche quello che l'angelo dice
a Giuseppe, no? Quindi il destino della Madonna, potremmo dire, è di essere presa con sé prima da Giuseppe come sposa e poi da Giovanni come figlio, insomma. Cioè, prendi con te una parola profondissima. Grazie, Don Giuseppe. L'orazione conclusiva dice così: visita, Padre, la nostra casa e salvala dalle insidie. Non questa? Sì, sì, ma è vero, anch'io ce l'ho qua adesso, Don Roberto. Ah, ce l'hai? Sì, è giusta. Ma quale preghiera, allora? È giusta, sì. No, è questa, anch'io ce l'ho, sì. È questa? Ah no, scusa Don Roberto, è perché oggi è San Giuseppe, è la vigilia di San Giuseppe. No, è vero, c'ha ragione lui. Sì, e no, perché qua mi dà quella per San Giuseppe. No, infatti. Adesso gliela becco. Va bene, direi, studieremo la cosa per la prossima volta, dai. Adesso, ultima domanda. Aspetta che va adesso. Don Giuseppe, ci siamo, Don Roberto. Ci siamo. Gesem, allora, donaci, o Padre, di essere uniti nella fede alla morte e alla sepoltura del Figlio tuo per risorgere alla vita nuova con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Questo è del venerdì, sì. Sì, sì, è vero. Sì, sì, è bene, in effetti. Bella. Sì. Su. Qualche domanda ancora o chiudiamo? Ringraziamo questo richiamo a questo Dio meraviglioso che abbiamo, la sua bellezza, questo Dio che è proprio oceano di misericordia e di amore. Io ringrazio Don Mario anche per quello che ha detto e come l'ha detto. Ci ha fatto un sacco di bene, cioè, ci ha fatto vedere così il Vangelo che parla al cuore. Quindi quando lo leggeremo proprio la settimana santa sarà più facile e lo ricorderemo. Direi basta così, ora settimana prossima ci vediamo. C'è Don Isacco Pagani. Grazie. Buonanotte, grazie. Buon cammino quaresimale, buona Pasqua.